Io mi sono trovata la faccia di questo ragazzo, così, faccia a faccia con me. Io infatti me la ricordo benissimo la sua faccia. Piangevo disperata perché non sapevo come chiamare mio marito, come calmare mio figlio. Kerry, 26 anni, non riesce a dimenticarlo. È stata aggredita da un 18enne del Gambia a Ventimiglia mentre passeggiava per strada. Non ha avuto neanche rispetto che avevo un bambino in braccio di 6 mesi. L'ha seguita, l'ha presa alle spalle, l'ha strattonata e le ha rubato il cellulare. Cioè, io lo pregavo sto ragazzo, lo pregavo mentre scappava, mi guardava dritta negli occhi ridendo. Ridendo. La cosa più schifosa è stata quella. L'immigrato sembra che fosse ospitato nel centro di accoglienza della Croce Rossa. Dopo la rapina è stato arrestato, condannato per direttissime a 2 anni di carcere, ora è libero. L'hanno buttato fuori perché non ha precedenti. Ma se sto ragazzo è arrivato da 2 giorni qua, come facciamo a saperlo? Hanno i documenti falsi, addirittura non hanno manco i documenti. Come facciamo a sapere che non ha precedenti? La mia paura è stata quella che lui avrebbe potuto farmi del male, anche violentarmi, sono sincera. E la mia paura di oggi è questa. Io ho paura di ritrovarmi. Purtroppo è brutto da dire, da quando sono arrivati non si può più vivere tranquilli.